Di nuovo, buongiorno a tutti. Grazie soprattutto al dottor Nencini di essere qui con noi oggi. Cercherò di essere piuttosto breve perché tutti noi credo abbiamo più piacere di ascoltare il dottor Nencini che non la storia del nostro consorzio. Però alcune cose vorrei rilevarle. Non tantissimo tempo fa, nel 2007, un gruppo di imprese italiane concorrenti tra loro, decidono di creare questo consorzio per far sì che la riqualificazione esterna degli edifici, quella che comporta il nostro settore, cioè il rivestimento e substrato sottile dall'esterno, questo è il termine tecnico, in realtà tutti lo conosciamo come cappotto, potesse avere uno sviluppo qualitativo. Era già tanti anni, direi che i primi anni 70 il cappotto ha fatto la sua apparizione in Italia, però e il sistema stava derivando presso nei riguardi di qualità e di capacità applicative. Queste aziende si sono date come focus sviluppare la cultura del sistema a cappotto in Italia. Nel corso di questi anni siamo diventati tanti, direi che le aziende rappresentano ancora più del 50% del mercato del cappotto, quindi in una nazione come l'Italia, dove la frammentazione della produzione è estrema, avere un gruppo di aziende che rappresentano più del 50% del mercato è sicuramente significativo. Accanto a queste aziende, a un gruppo di fornitori, un gruppo di attori altrettanto prestigiosi quanto le aziende che fanno parte del consorzio, si sono associate per dare lustro e per dare la possibilità al consorzio di finalizzare le proprie attitudini, cioè quella di sviluppare un sistema a cappotto di qualità. Il sistema a cappotto non è un accozzaglia di elementi, è un sistema completo che va testato, tarato e quindi va venduto e acquistato tutto assieme. Ci sono delle certificazioni europee che fanno questo. Qualche anno fa Cortexa è stata chiamata da un altro nucleo di associazioni europee a creare un consorzio, un'associazione europea di produttori di sistemi a cappotto, European Association for Ethics, di cui oggi poi ascolteremo qualche parola dal Managing Director, il dottor Ralph Pasker, che è qui con noi appunto per spiegare che cosa facciamo a livello europeo. Tutto questo per implementare, per valorizzare il lavoro fatto sull'esterno delle nostre costruzioni. Perché questo convegno? Come dicevo prima, questo convegno è un punto di partenza per il futuro. In questa sala ci sono tutti gli attori, ci sono gli ordini professionali, ingegneri, architetti, geometri, che io continuo a ringraziare. Ci sono gli imprenditori, Confindustria, CNA e così via. C'è lo Stato, è rappresentato dal viceministro Nencini. C'è il CRESME, che ha fatto veramente il primo studio serio e fattibile del nostro mercato in Italia. Da qui vogliamo partire per poter creare valore aggiunto alle costruzioni in Italia. Nel 2014 il governo ha redatto il PAE, Piano di Azione di Efficienza Energetica. Estraendo da questo voluminoso trattato si può evincere che solo intervenendo sul 2% all'anno di tutto il patrimonio che sarebbe necessariamente da ristrutturare, come appena abbiamo sentito adesso, risparmieremmo 265.000 tonnellate annue di CO2. Per fare un esempio che è più vicino a tutti, è come fermare per un anno 200.000 auto. Quindi hai voglia le centraline delle città quanto potrebbero andare in pensione. Ma soprattutto, se così fosse, per i prossimi 7 anni avremo un indotto di 200-250.000 occupati in più per anno.
Ecco perché noi ci occupiamo di energia, non ci occupiamo solo di cappotto. Perché questo è possibile raggiungerlo. Signor Ministro, non le stiamo chiedendo una lira. Io credo che voi in questo periodo, dovunque vi andiate, vi chiedono soldi. Noi non vi stiamo chiedendo, noi i soldi, mi passi questo termine, li stiamo mettendo. Queste aziende ogni anno si tassano pesantemente, e se lei brevemente ha ascoltato in dirittura finale quando il Cresme parlava di situazione dell'edilizia, trovare aziende che mettono fuori soldi per incentivare la qualità dei loro sistemi su un mercato nazionale non è sicuramente di tutti i giorni. Possiamo anche, il dottor Toso ha fatto vedere quello che fa il governo inglese, io posso rifarmi a quello che fa il governo francese, che potrebbe essere mutuato anche dal nostro governo. All'interno di questo studio del PAE la criticità è data dall'investimento per fare i risanamenti energetici, perché le banche non si fidano dei privati, o comunque questi finanziamenti paiono farraginosi, un condominio fatto da decine e decine di condomini, e quindi il finanziamento dovrebbe essere fatto singolarmente al condomino. Gli amici francesi hanno fatto sì che la loro cassa depositi e prestiti garantisca le banche su questi finanziamenti. Quindi non è lo Stato che finanzia, ma solo una garanzia data alle banche dalla cassa depositi e prestiti. In Italia la morosità degli inquilini va dal 2 al 4%, è quasi zero. Perché un inquilino non perde casa, paga il suo debito per ristrutturare casa, pur di non perderla. Quindi io credo che questo potrebbe, ad esempio, essere un intervento sempre a costo zero per lo Stato, che potrebbe portare a quel famoso incremento di occupazione e soprattutto quel famoso risparmio energetico. Da ultimo, e chiudo, solo col risparmio energetico delle abitazioni si potrebbe arrivare a superare quel famoso 20-20-20 che saremmo costretti a rispettare, poi il Ministro ci dirà se ce la faremo, ma qualche dubbio ce l'ho, da qui al 2020. Grazie.